presidente Lucio Fusaro in questa bellissima location. Oggi ha voluto accogliere la nuova squadra della Pavoroli Milano, appunto, che affronterà il campionato 2016-2017 in Superlega Unipol Sai. Si riparte per questa nuova stagione con un po' di cose cambiate in società, in squadra. Dove vuole arrivare questa società? Quali sono le ambizioni? Quali sono appunto gli obiettivi nel breve e lungo termine di questo progetto? Per cominciare, siamo qui a casa mia questa sera per un solo motivo. Domani questi ragazzi cominciano l'allenamento e io domani comincio le ferie, quindi mi sentivo un po' in colpa e allora ho detto: troviamoci qua, ci conosciamo, ci salutiamo, buona fortuna a tutti e buon lavoro. Gli obiettivi sono dichiarati da sempre. Noi abbiamo, come si sa, rilevato dei diritti 2 anni fa per essere in serie in Superlega, la vecchia Serie A1. E di riflesso cerchiamo di fare il nostro meglio per poter fare quello che possiamo fare. Tuttavia, è evidente che ci saremmo augurati che la squadra avesse potuto giocare a Milano, dove io sono nato, dove io ho cominciato a giocare, dove esattamente 40 anni fa, maledizione, la squadra del Gonzaga, come è presente, era arrivata in Serie A. Detto questo, è chiaro che se noi potessimo giocare a Milano, potessimo giocare al Palalido, e continuo a insistere su questo fattore perché io adoro Milano, ci ho vissuto, ci vivo, ci sono nato, e spero di morirci, e quindi Milano è quello che rappresenta per me la mia casa. È evidente che abbiamo fatto un progetto di pallavolo che vuole essere presente su Milano, ma non tanto per vincere lo scudetto e basta, come più volte ho dichiarato, se avessi il Pallalido, cosa che è ovviamente un obiettivo, guai se uno non si mette questi obiettivi, ma soprattutto perché il movimento pallavolistico milanese, a partire da tutte le società che si sono gemellate a noi, il Segrate prima di tutti, la Pallavolo Segrate, poi il Vittorio Veneto, il vecchio Gonzaga, che ormai magari è diverso, ma comunque è sempre rimasto nel mio cuore, e tutte le altre società. È evidente che questa cosa, per queste persone, noi potremmo essere un esempio. Ed ecco perché io vorrei che gli obiettivi fossero quelli: vincere sul campo e allo stesso tempo vincere nella vita e fare in modo che tutte queste persone possano avere un punto di riferimento. Quest'anno si vuole provare a vincere sicuramente molto di più in campo con una squadra in parte rinnovata, in parte confermata, appunto guardiamo a livello sportivo, sono arrivati giocatori importanti, facciamo esempio di Sasha Starovic come o Nicola Sog, quindi una squadra che vuole puntare quest'anno a qualcosa di più importante. Proprio perché io sono stato un giocatore di un'altra epoca, devo riconoscere un aspetto, che non capisco molto se questi giocatori sono veramente bravi come me li descrivono. Io ho visto giocare Nicola Starovic, ho visto giocare, scusa, Sasha Starovic, e mi è sembrato che ci avesse dato una bastonata infinita. Quando ho saputo che la società lo stava portando da noi, sono stato molto contento per lui e per la squadra. Mi piacerebbe anche far notare che noi abbiamo messo una serie di ragazzi italiani con noi e soprattutto molto giovani. Mi piacerebbe far notare che l'anno scorso ne abbiamo avuto il coraggio, dopo l'avventura con Sottile, che aveva preferito alla prima di campionato andare a giocare in un'altra società, scelta che io ormai ho metabolizzato e rispetto peraltro. Beh, abbiamo potuto far giocare il ragazzino Sbertoli, il quale da ragazzino di 16 anni e mezzo, 17 anni, uno dei più giovani giocatori di Serie A di tutti i tempi, è riuscito a distinguersi, arrivare già alle nazionali Under 23, alle nazionali 21 e quindi siamo stati contenti di aver fatto giocare questi giovani. Questo è un po' l'obiettivo nostro, cercare di vincere con giocatori importanti, ma allo stesso tempo cercare di far crescere i ragazzi che sono possibilmente sul territorio, possibilmente italiani e possibilmente giovani. Ultima domanda, quest'anno la casa della Pavoroli Milano sarà il Pala Yamamay di Busto Arsizio, sarà per Busto un evento comunque particolare perché già hanno una squadra femminile di altissimo livello, quest'anno avranno pure la Superlega Unipol Sai maschile a farne appunto ad arricchire questi weekend pallavolistici in attesa poi appunto come diceva lei di una casa a Milano Centro. Ah, certamente, io ho fatto un accordo con Pirola, che è il presidente della Unendo Yamamay, che è una persona straordinaria, come me ci mette un sacco di passione, e abbiamo deciso di fare questa cosa in uno dei più bei palazzetti d'Italia per la pallavolo, e quindi questo mi fa già molto piacere, al punto che sarà anche poi più complicato riempirlo. Però io mi auguro che con il movimento che stiamo facendo e con l'interesse che ha dimostrato anche l'amministrazione Sala nel muovere un po' le acque dal Pallalido, si possa fare entrambi, probabilmente noi meglio di loro,
le finali, se dovessimo arrivare ai playoff, al Palalido di Milano, perché speriamo che verrà pronto in primavera, questo è quello che ci auguriamo tutti quanti. Va bene, buona stagione. Oh, grazie, e mi auguro che tutte le persone che ci vedono adesso ci vengano poi a seguire durante le partite.